no, non mi si vede il cappello. Devo stare così, che fa ancora più befana. Video ovviamente di Ferragosto. Vabbè, allora, video di Halloween, sono fatta anche un trucco molto faico, mi dico. No, l'ho tutto già sbavato. Ah no. Allora, visto che su YouTube e su Instagram e su Google tutte le idee sono già state rubate per fare cose di Halloween, vi linko anche qua il video che ho fatto 2 o 3 anni fa, due forse, di cose trash da fare per Halloween, ho deciso quest'anno di dare il peggio di me e fare una cosa che sicuramente nessuno farà perché nessuno può fare delle cose così schifose, ed è la ricetta antipasto del cazzo mozzato. Ma topi. Per fare il cazzo mozzato serve un wurster, una fettina di pan carré, questa è la dose per una persona, poi 3 o 4 spaghetti duri, della salsa barbecue. Perché si vede più buio rispetto a prima? Cosa è successo? Vabbè. E niente, come sempre, ogni video un fucking problema. Non avevo la SD, ho registrato sulla memoria interna. Vabbè, sti cazzi. Riprendiamo. Allora, prima cosa, bisogna prendere il wurster. Questo qua è fine, quindi facciamo finta che sia di un cazzo magro. Però voi potete prendere anche i Dakota, che hanno quella ampiezza da Africa. E devo scorreggiare, però aspettate. Fatta, voi vedete il taglio, ma l'ho fatta, ve lo giuro. E allora incidiamo questa altezza qui, ma proprio lieve lieve, per fare la capocchia. Guardate che terminologia sofisticata. E incidiamo contro la capocchia. Una volta inciso qua, vedete, non tanto perché sennò si stacca e non va bene. E a questo punto spelliamo fino alla fine in modo da lasciare la capocchia rosa all'interno più chiaro, perché sapete che il wurster dentro è più chiaro. Quindi questa è una procedura difficile, bambini, fate in presenza di un adulto. Ovviamente tutte queste parti che spellate le potete dare al vostro gatto, ve le mangiate. È un po' troppo. Vedete? Proprio dovete pelare la bici. Se viene questo effetto un po' smangiucchiato, ben venga, perché sembra comunque un pene masticato dai cani e rende tutto più halloweeniano. È molto bene. Ora, vi avviso che è molto difficile. Sono quelle cose che nella mente sembrano facilissime e poi in realtà sembrano mangiate dai cani. Ma noi non demordiamo e continuiamo, perché una volta che poi procediamo, questa cosa non si noterà, forse anche più, ma forse. Manca l'ultimo pezzetto. Vedete? E voilà. Vedete? Abbiamo il fucking penis. Qua possiamo anche incidere un po' di più per dare proprio la capocchitudine. Volendo potete usare anche i wurster, quelli col formaggio, per dare l'effetto pene ebolato, così ci colleghiamo, pene candidoso, così ci colleghiamo al video fatto 2 o 3 anni fa. La lunghezza potete scegliere quella che volete, se volete riprodurre quella del vostro beniamino, lo cicero tagliate qui, altrimenti lo tenete intero. E quindi avete questo qua. Lo appoggiate qua e vabbè, ve lo faccio vedere in mano. E tagliate all'incirca a metà. A questo punto avete 2 pezzi di cazzo. C'è il pezzo di Dani e 2 pezzi di cazzo. Prendete, avviso che sta cosa me la sono inventata io, ispirata da varie cose, quindi ho dei seri problemi, precisiamo. Prendete, uno spaghetto e lo piantate al centro, così, zac, ok? A questo punto spezzate e dall'altra parte ci attaccate l'altra estremità penica. Non fatele combaciare, proprio lasciatela così a mezz'asta, in modo da sembrare il tendine penico. Se volete potete mettercene due per fare una cosa un po' più. Magari sì, facciamo. Così. E ce lo piantate amabilmente, così vedete, sembra proprio dei tendini.
della fucking nicchia. A questo punto lo posate e lo andate a bollire. Quando bolle, questo non diventerà più duro ma diventerà mollo, sembrerà come un tendine spappolated. Ora dopo lo vado a bollire, ma prima vi spiego come fare le palle. È molto bello. fetta di pancarré, si fa un tondo, decidete voi la grandezza dello scotch, ognuno ha i suoi gusti, cioè ci mancherebbe che io imponga a voi qual è lo scrotto preferito, cioè, ma ci mancherebbe nella fucking life. Quindi io decido di farlo. No, forse ho esagerato anche io. No, ho sbagliato. Non ho calcolato che il pene è molto piccolo. Quindi aspettate che faccio due tondini. Ok, uno. Ma porca truia, sto facendo un casino coi coglioni. Giustamente sono coglioni, dice la parola stessa. Eccoli qua, due scrotti. È meglio che siano irregolari perché fanno l'effetto pelo. A questo punto mettiamo dei peli bianchi, no, se no sembra il cazzo di Babbo Natale. Lo andiamo a tostare in modo da renderlo un po' più un marroncino. Ora lo andiamo a tostare e ci rivediamo fra poco con le palle tostate e il cazzo è bollito. Che bella immagine, state sognando, no? A fra poco, molto bene. Guardate che bello! Parla, Clyde! No, è molto magro! Bello! È bellissimo! Wow! Lo so, sono bellissimo. Liberiamolo. E stiamo ancora aspettando che bolla, ma nel frattempo ho tostato il pane, vedete? Lo girate prima da una parte poi dall'altra con la griglia e dà l'effetto proprio sembra tipo scrotto peloso. Sta arrivando! Bello! Ciao! Lui è un gatto che parla con tutti, vero? Ha la voce di Costanzo, fai vedere. Ora non parla più. Bel gattino. Vabbè, comunque, dicevo, ho tostato il pane, l'acqua sta bollendo e vado a buttare il cazzo. Che bella frase. Ah, no. Ok, allora, ho fatto bollire la ciolla. Ora andiamo a dare una spruzzata di salsa barbecue o ketchup. Proprio così. A patume, patume, patume. Volendo potete usare anche il mestro, ma non, cioè, a vostro rischio. Lo spanteghiamo così, assidissi proprio, fum 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 fum. Molto assidissi, però deve dare l'idea proprio di un cazzo tranciato che ha fatto tum ed esploso, quando si suol dire mai rotto il cazzo, no? Ecco, così, buongiorno signora gatta, ok? Così, una volta fatto ciò, prendiamo la ciola, guardate, gli ho fatto anche il buco, mi sono dimenticata di dirlo, e vedete che ora la pasta ha creato l'effetto tendine, anche tutto mollino. E lo andiamo a mettere qua, così. Ora poi vi faccio la ripresa un po' più bassa, aspettate. Ecco. E lo andiamo a mettere qua. Poi con un pezzo di pane avanzato facciamo anche il ciuffetto di sbuba, l'ultima sbuba prima dell'esplosione, proprio che gli è esploso il contenuto e ha fatto fitum. Mettiamo lo scrottino qui. Ovviamente sarebbe un piatto più piccolo di questo, ma io ho trovato questo e sti gran cazzi. E l'antipastino di Wuster e pane, l'antipasto proprio dei poveri, è servito ed è molto alluignano, cioè è proprio una minchia esplosa. Volendo possiamo anche fare così. Prendiamo. E fanculo. Prendiamo un po' di rosso e lo mettiamo anche qua, perché se è esploso così. Cioè, lo mettiamo nelle giunture. Ecco fatto. A me piace. E il pranzo è servito. Cazzo mozzato. È molto bene. Se avete idee di Halloween veramente brutte, linkatemele che voglio andare a vederle. Questo è tutto.
Vi auguro un buon Halloween, nel senso che se vi arrivano i bambini a chiedervi dolcetto scherzetto, per favore dateli il dolcetto ma con dentro lo scherzetto, perché ha rotto il cazzo, cioè li dovete comprare con i vostri denari, le caramelle, avete capito? Mi avete preso per la Lido, no? Capito? A proposito, c'ho ancora la porta di casa con uno schizzo così verde, se becco il bambino che simpatitudine, tipo 5-6 anni, che fa da dolcetto scherzetto, non siamo neanche, abbiamo neanche fatto in tempo ad aprire la porta. Abbiamo pensato di spruzzare del colorante che sembrava tipo tempera liquida sulla porta. Abbiamo ancora una rivolata verde e li mortacci di tutta la tua stirpe. Quindi se stai guardando questo video, bambino del mio palazzo, sappi che ti regalo una caramella alla merda. È molto top. Bene, questo è tutto. E ciao dalla Loffina. E mi raccomando, i gattini neri spupazzateli, perché chi porta sfiga non sono i gattini neri, ma è il vostro QI molto ridotto. È molto top.